giornata di poesia civile si apre con Poesia al buio insieme all'Unione Ciechi di Como e non potrebbe esserci un inizio più adatto per entrare nel mondo della poesia, perché la poesia nasce al buio, letteralmente, forse anche da un cieco. Sappiamo tutti la storia di Omero, no? L'autore dell'Iliade e dell'Odissea. Che forse poi era un nome collettivo, dietro c'erano più personaggi, comunque c'era il mito del fatto che Laedo dovesse essere cieco perché ispirato direttamente dalle muse, quindi che non vedesse la realtà ma la reinterpretasse e la reinventasse. Infatti una delle etimologie possibili di Omero è Omeuron, quindi colui che non vede. Però in realtà c'è qualcuno prima di Omero di cui c'è giunto un nome ed era una persona certa, perché c'è giunta addirittura anche una raffigurazione, quindi l'abbiamo potuta vedere su un bassorilievo. Uso il femminile perché in un mondo che fino a pochi secoli, se non decenni fa, ha poco considerato l'apporto femminile, con eccezioni grandissime come Saffo, alla cultura e al progresso dell'umanità. Ecco, la prima poetessa era una donna e appunto il suo nome ci è arrivato ed è stata molto imitata, peraltro, tanti secoli prima di Cristo. Lei è Enkidu-Anna, siamo nel 2300 a.C. circa, nella prima metropoli nella storia dell'umanità, Ur, quindi capitale dell'impero accadico. Il primo imperatore è Sargon, che è proprio il padre di Enkidu-Anna, Ur, cittadina che allora aveva 100.000 abitanti. Milano ci arriverà soltanto 3.000 anni dopo ad avere a numeri del genere, anzi ancora un po' più in là. Quindi in questa situazione eccezionale Enkidu-Anna viene nominata sacerdotessa del dio Luna Nanna-Sin. Poi che cosa succede? Che il padre perde il trono a causa di un usurpatore e Enkidu-Anna perde a sua volta la posizione di sacerdotessa e si ritrova appunto nelle tenebre, ovvero nei boschi, nella foresta, ai margini della città, in esilio, e a quel punto inventa la poesia. La poesia che cos'è se non parola a cui si mettono le ali per raggiungere gli dèi? Quello fa Enkidu-Anna. Scrive questo inno alla dea Inanna, quindi la figlia di Nanna Sin, e chiede l'aiuto di lei. E proprio si descrive, lo dice lei che sta cantando nel buio. Mi leggo proprio il primo pezzetto di questa serie di inni a Inanna che sono giunti miracolosamente fino a noi. Tu mi hai chiesto di entrare nel santo chiostro, il Giparu, e io vi sono entrata, io, l'alta sacerdotessa, Enkidu-Anna. Ho recato con me la cesta rituale e ho levato il mio canto di lode per te. Ora però sono relegata in mezzo ai lebbrosi e non posso più vivere con te. Le tenebre si approssimano alla luce del giorno, intorno a me si fa buio. Le tenebre si approssimano alla luce del giorno e lo ricoprono con tempesta di sabbia. La mia tenera bocca di miele d'improvviso si confonde. Polvere è il mio bel volto. Comincia così la serie di inni a Inanna, che ascolterà però le parole della sua sacerdotessa poetessa, che chissà, forse grazie proprio alla poesia, riuscirà a riavere la sua vita. Buon ascolto. Giulio è un bambino disubbidiente. Rimarrà qua dentro sino a stasera. San Michele aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele. San Michele aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele. San Michele aveva un gallo.
Non scrivete subito poesie d'amore, che sono le più difficili. Aspettate almeno un'ottantina di anni. Scrivetele su un altro argomento, che ne so, sul mare, il vento, il termosifone, un tram in ritardo. Ecco, non esiste una cosa più poetica di un'altra, eh? Avete capito? La poesia non è fuori, è dentro. Cos'è la poesia? Non chiedermelo più. Guardati nello specchio. La poesia sei tu. Vestitele bene le poesie. Cercate bene le parole. Dovete sceglierle. A volte ci vogliono 8 mesi per trovare una parola. Sceglietele, che la bellezza è cominciata quando qualcuno ha cominciato a scegliere. Vi dovete innamorare. E tutto diventa vivo, si muove tutto, dilapidate la gioia, sperperate l'allegria, siate tristi e taciturni con esuberanza. Per trasmettere la felicità bisogna essere felici e per trasmettere il dolore bisogna essere felici, siate felici. Dovete patire, stare male, soffrire, non abbiate paura a soffrire, tutto il mondo soffre, eh? E se non avete i mezzi non vi preoccupate. Tanto per fare una poesia, una sola cosa è necessaria. Fatevi obbedire dalle parole. Se la parola muro, ecco, no, non vi dà retta, non usatela più. No, per 8 anni, così impara. Chi è questo? Boh, non lo so. Questa è la bellezza. Forza! Cancellate tutto che dobbiamo cominciare. La lezione è finita. Ciao ragazzi, ci vediamo mercoledì. Giovedì. La felicità è un modo di vedere. Io prima di te non avevo mai incontrato una creatura capace di vedermi. Le altre mi amavano, ma non mi vedevano. Era come se i loro occhi guardassero al di là di me, verso un punto indefinito. Io scuotevo le mani e dicevo: «Ehi, sono qui! Lo so che mi ami, ma ti prego, guardami!» «Guarda i miei volti, i miei canute, i miei disegni colorati, le mie matite spezzate!» «Guarda l'aria che mi sorride e il buio alle mie spalle, guarda le piume dei miei sogni e i macigni delle mie paure, ma nessuno mi guardava veramente, mi amavano e basta!» Tu sei colei che per la prima volta mi ha visto. Chi l'avrebbe mai detto che baciando gli occhi di un uomo si possa vedere così lontano? E ora vorrei che i tuoi occhi potessero vedere mentre mi guardano. Vorrei vedere dai tuoi occhi, sentire dalle tue orecchie, sentire con la tua pelle, baciare con la tua bocca. Come ci siamo guardati la prima volta, che ci siamo guardati, che abbiamo capito che non era la prima volta che ci siamo visti. Tutto ciò che sentiamo è un'opinione, non la realtà. Tutto ciò che vediamo è una prospettiva, non la verità. Io chiudo i miei occhi per poter vedere. Ora che non guardo, ci vedo di più. Dunque, primo, parlare ad alta voce. Primo, parlare ad alta voce. Abituarsi a non avere paura della propria voce. Cercare il tono giusto. Parlare con lentezza. Scandire. Ad alta voce. Devo aiutare a non dimenticarmelo, ecco. Non basta. All'Olimpo si sposavano due ganzi con Cristo. Quando è incavolata, arrivò a stare la festa. Prese un'onda rossa, l'adorò proprio per bene. Poi ci scrisse alla più bella sulla marca Madonna. Cantano e bevono del pelino.
l'accettò in mal modo sulla tavola imbandita. Tre defu cose si misero negli occhi le dita. Zeus, quel poveretto, per non rovinare la festa, fece scegliere un citrullo senza sale nella testa. Questo, Paride, era proprio un imbecille come tanti e portava le sue pecore a pascolar nei campi, ma purtroppo scelse lui e portò molta iella. Die la mela ad Afrodite per avere la più bella. Questa, oltre che sposata, era smorfiosa e gallina, e scappare con quell'idiota fu una cosa cretina. Lasciò il suo maritino con un bel paio di corna, che intanto si chiedeva: ma Elena non torna? Pensò: è andata a fare jogging più di un'ora fa, che sia andata con un altro. Ho capito! Forza, forza, fratellone! Presto, presto, salta su! Ci sarà una bella guerra! Troia butteremo giù! Quella squinzia non tornava dal suo caro Menelao. Sbaciucchiava Pariduccio ed esclamava: wow! Questo qui ha una limousine con telefono e piscina e mi porta in discoteca dalla sera alla mattina. Canta, mio diva, del peli di Achille l'ira funesta che infiniti addusse lutti. Purtroppo, dopo anni, successe un certo fatto che altro non portò se qualcosa di brutto. Agamennone si prese una schiava per bottino, costringendola a fare letti e a versargli del buon vino. Questa mora era la figlia di Crise, vecchio saggio, che per ripigliar Criseide di tesori fece omaggio. Ma Agamennone gli disse: non me ne frega niente, ora levati dai piedi, vecchiaccio impertinente. Ma Apollo, che non era una mezza calzetta, ad aiutare il vecchio discese in tutta fretta. Accoppò un bel po' di gente, la diede in pasto ai cani e poi disse: offender Crise è una cosa da villani. La mia del pelide Achille, l'ira funesta, che infiniti addusse lutti. Alla fine i cadaveri non si contavano più. Ed il sire disse poi ad Achille: bello, e tu? Se io do l'amore al vecchio, mi spetta la tua schiava, Briseide, a fargli hamburger con patate, è proprio brava. Disse il più veloce Achille: nemmeno per sogno, Bri è la mia schiava, sono io che ne ho bisogno. Agamennone seccato disse: avrai un occhio nero se non molli la ragazza. Ti dico davvero, canta mio diva, l'ira funesta del pelide Achille, che infiniti lutti addusse. Achille, per non far preoccupare la sua mammina, mollò la bella schiava, che era proprio carina. Se ne andò con i nervi a pezzi, e per fare un dispetto, riprese navi, uomini, capanne ed il suo orsetto. Agamennone di questo se ne fregò altamente, perché come doveva non gli andava la mente. Non pensò quel barbeo che senza più veloce, cantami, o diva, del pelide Achille l'ira funesta che infiniti addusse lutti. Troia stava per stracciarli quei poveri Achei, ma Patroclo, un amico di Achille, pensò: ehi, se mi metto l'armatura di Achille e faccio danno, i troiani con la fifa via di mezzo se ne andranno. Cantami, o diva, del pelide Achille, l'ira funesta che infiniti addusse lutti. Sono un genio, sono un drago, che magnifica pensata. Achille prestò per natura dorata, poi andò nella battaglia, ma venne fatto fuori da Ettore, l'eroe, con tutti gli onori. Il servo che lo segue disse: come glielo dico? Achille diventò ultra e andò a vendicar l'amico. Incavolato andò da Ettore, il valoroso troiano, e con la bava alla bocca gli disse: assassino! Pazzo di dolore era Achille, il mister bello. Così disse ad Ettore: ti sfido a duello. Fecero un po' di falli,
giocarono sporco, ma poi Pie Veloce spedì il caro Ettore all'orco. Poi il suo carro trascinò quel poverino, alla fine era uno schifo. Ora chi era l'assassino? Poi commosso lo di a Priamo, sire buono che non nuoce, ma alla fine finì male per Achille Pie Veloce. Aveva i piedi piatti quel biondo bellone e Paride quel tonto lo colpì al tallone. Non pensate che fosse bravo abbastanza, non c'entrava un granaio da 2 metri di distanza. Ha barato quel babbeo, quel rompiscatole cretino. Anche io ce la saprei con l'aiuto divino. Alla fine dell'Iliade la morale ve la dico. Questo libro è tutto sangue, nessuno gioca pulito. Se vi dicono, ragazzo, distruggiamo una città, di no e avverti l'altro che 10 anni impiegherà. Cantami, o diva, del peli d'Achille, lira funesta che infiniti addusse lutti. Ogni volta che smetto di pensare ad alta voce, cosa posso fare? Cosa posso fare? Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte e miele. San Michele aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava latte e miele. San Michele! Non sono pazzo, perché sono io che ho deciso di parlare ad alta voce. Non sono pazzo, ma mi sento ridicolo. Attenzione a non parlare a Bambera, forse. E invece no, parlo anche a Bambera. Meglio ridicolo che rassegnato. Anzi, se ho voglia di fare una smorfia, la faccio. Non sono mai stato tanto libero. Il poeta legge le poesie ai non vedenti. Non pensava fosse così difficile. Gli trema la voce, gli tremano le mani. Sente che ogni frase è qui messa alla prova dell'oscurità. Dovrà cavarsela da sola, senza luci e colori. Un'avventura rischiosa per le stelle dei suoi versi. E l'aurora, l'arcobaleno, le nuvole, i neon, la luna. Per il pesce finora così argenteo sotto il pelo dell'acqua. E per lo sparviero, così alto e silenzioso nel cielo. Legge, perché mai è troppo tardi per non farlo, del ragazzo con la giubba gialla in un prato verde, dei tetti rossi che puoi contare nella valle, dei numeri immobili sulle maglie dei giocatori e della sconosciuta nuda sulla porta di casa. Vorrebbe tacere, benché sia impossibile, di quei santi sulla volta della cattedrale, di quel gesto d'addio al finestrino del treno, di quella lente del microscopio e del guizzo di luce dell'anello e degli schermi e specchi e dell'album dei ritratti. Ma grande la cortesia dei non vedenti, grande la comprensione e la generosità. Ascoltano, sorridono e applaudono. Uno di loro persino si avvicina con il libro aperto alla rovescia, chiedendo un autografo che non vedrà. Solo quelli che possono vedere l'invisibile possono compiere l'impossibile. La nostra meta non è un luogo, ma piuttosto un nuovo modo di vedere le cose. Vedete visibili quello che senza di voi non potrebbe essere visto. Ciò che si è visto una sola volta non esiste ancora. Ciò che si è sempre visto non esiste più. L'arte non è ciò che vedi, ma ciò che fai vedere agli altri. Chi l'avrebbe mai detto che baciando gli occhi di un uomo si possa vedere così lontano? Che l'importanza sia nel tuo sguardo e non nelle cose da te guardate. Mm. Mm.
Secondo, dividere la giornata con ordine. Ogni 2 ore ginnastica. Alle 11 del mattino, riunione con i compagni. Pranzo, lezione di geometria, storia, inglese. Secondo i giorni della settimana. Cena, libera uscita. Dormita di almeno 11 ore. Eh sì, 11 ore. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 1 milione di scale. E ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso 1 milione di scale dandoti il braccio, non già perché con 4 occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Allora cominciamo. Cominciamo. San Michele aveva un gallo bianco, rosso, verde e giallo e per addomesticarlo gli dava latte e miele. San Michele aveva un gallo. San Michele. Tienici sospesi all'innocenza, al bianco della carta che accoglier d'ogni storia sa il retto e il verso. Voci solinghe in cerca d'assonanza, pastori adusi a portare pesi, rendici degni di guidar parole di sodalizio e pace in risorgenza. Indicaci la traiettoria di salvezza. In volo sopra il cielo rendici freccia. Sii vivida fiamma che illumina la notte. Sostegno al nostro andare, a dubbi passi. In sforzo d'equilibrio nero seme seminando, come volo di colombe planeranno a ricucire strappi, gli opposti conciliando, nunc et semper. Io esco. Esco. Devo ricordarmi quello che incontravo uscendo di casa. Le strade, i negozi, la gente. Esco col mio carrettino di gelati. Apro la porta. Via. A sinistra. Che c'è a sinistra? C'è il viale che porta al centro. Il viale, sì. Se ho potuto studiare, lo devo a mia madre, che firma con una croce. Se conosco tutte le città che stanno in capo al mondo, è stato per mia madre, che non ha mai viaggiato. Ieri l'ho portata in un caffè, a far 2 passi, perché quasi non ci vede più niente. Sedetevi, qua. Cosa volete, un bignè? Sempre dritto, all'ingresso del Collegio Reale, sulla piazza del Lungomare.
Venite, venite dai bambini, venite. Se le vostre mamme, se le vostre maglie sapessero chi c'è dentro la palandrana del vostro gelataio, venite, venite, venite! Gelati!